signore e signori, buonasera. Grazie. Come consuetudine anche quest'anno, diamo inizio a questa serata di beneficenza. È la quarta edizione, la prima, se vi ricordate, l'abbiamo fatto per l'Eritrea, la seconda per la Lega Antidroga, l'anno scorso per l'UNICEF e quest'anno ancora per la Lega Antidroga, perché è un problema che è molto attuale e molto scottante. Ma le finalità ve le darà poi più tardi un rappresentante della Lega. Io intanto devo ringraziare, prima di tutto il Comune di Oliveri che ha sponsorizzato questa serata, la società Futura che gestisce, un rappresentante della Lega che venga qua sul palco a spiegarci le finalità della Lega Antidroga e quello che hanno fatto e che si propongono di fare. Facciamo un applauso alla vicepresidente della Lega Antidroga. Buonasera signora, e scendo il microfono, faccia lei. Buonasera a tutti, io intanto vorrei ringraziare il gruppo Ford Tenveris e il presidente Franco Orlando che così graziosamente ha voluto organizzare questa serata riportandosi di noi. Ringrazio anche tutti i commercianti, gli Oliveri, i singoli privati che ci hanno voluto così dare questi bei doni, speriamo che siano vinti tutti e si siano vendute molte cartelle. E anche il Comune di Oliveri, ovviamente, ringrazio. Per noi, lo sapete, il nostro lavoro è molto lungo, molto duro, faticoso e non sempre è facile, anzi vorrei dire che spesso è costellato da scoramenti, da frustrazioni, quindi sapere che ci sono tante persone invece che ci stanno vicini, che ci pensano, non soltanto così affettuosamente ma anche tangibilmente, è una cosa che ci incoraggia, ci fa bene e ci invoglia a fare sempre meglio il nostro lavoro. La Lega ormai opera nella città di Messina dal 1983, penso che un po' tutti ne avrete sentito parlare. È nata perché un gruppo di professionisti sentiva questa esigenza durante il proprio lavoro, veniva a contatto con tossicodipendenti, con problema droga e non sapeva come dare, non dico una risposta, ma neanche come affrontare il problema. Allora siamo messi insieme perché pensavano che così unendo le competenze potessero dar meglio una risposta e così infatti è stato, perché la Lega da un punto di riferimento in città, da centro di ascolto, semplice centro di ascolto, si è molto allargata, diventata molto grande e adesso abbiamo anche la possibilità, di dividerci in settori e abbiamo la nostra Lega dei gruppi, ogni gruppo ha una propria competenza, quindi ci sono molti volontari che vi lavorano, non soltanto volontari, logicamente ci sono anche molti genitori che sono i diretti interessati. Il gruppo principale che è il gruppo ascolto è composto da assistenti sociali, da ragazzi tossicodipendenti e da uno psicologo. Ha il compito di accogliere i ragazzi appena vengono in Lega a chiedere informazioni o per dimostrare la loro volontà ad uscire dal problema e dopo alcuni colloqui poi li inviano nelle varie comunità per il recupero. C'è un gruppo di prevenzione che ha lavorato moltissimo con le scuole, non soltanto in città ma anche in provincia e non soltanto con le scuole facendo dibattiti con gli insegnanti, con genitori, alunni eccetera, ma anche con tutti i gruppi giovanili della città, con gli scout, con le caserme, con i centri giovanili e sportivi. Abbiamo anche una scuola di calcio che è molto importante perché per noi non è soltanto un mezzo di prevenzione, ma perché voi tutti lo sapete che la sport è sicuramente prevenzione della droga, ma è anche un mezzo di promozione perché vedere dei ragazzi che corrono su un campo di calcio con la scritta l'amo Lega Antidroga fa pensare ad altri, ma cos'è questa Lega Antidroga e quindi cercare di saperne un po' di più. Abbiamo poi un gruppo appoggio che sostiene le comunità e anche direttamente i ragazzi tossicodipendenti che vogliono disintossicarsi e quindi li seguiamo quando vanno all'ospedale, li assistiamo, non soltanto i ragazzi tossicodipendenti ma anche i ragazzi sieropositivi che devono stare in ospedale per parecchio tempo e aiutiamo anche le famiglie nei loro problemi quotidiani. E poi c'è una società di famiglie, come dicevo prima, molto importante perché voi sapete che per combattere la droga non bisogna nascondersi, non bisogna uscire allo scoperto
Questi genitori vengono in Lega ogni settimana, fanno dei gruppi cosiddetti di autoaiuto guidati da uno psicoterapeuta. E inoltre abbiamo i nostri due ultimi gioielli, i nostri due ultimi servizi molto importanti. Uno è il CAT, il Club Alcolisti in Trattamento. È una novità, diciamo, per Messina questa, ma è molto importante perché dovreste vedere tantissime persone, adulti e anche signore, che erano dedicati all'alcol, vengono in Lega e fanno un trattamento. Noi ci siamo rifatti al metodo del dottor Rudolin, abbiamo un dottore che li segue, una psicologa, una psicologa sociale, e abbiamo già avuto i nostri primi risultati. L'altro giorno abbiamo festeggiato una signora che da un anno non beveva più, ma sono tante le persone che vengono e siamo proprio contenti di questo nuovo servizio. Inoltre abbiamo aperto da un anno anche un centro diurno, una comunità diurna. Voi certamente avete sentito parlare delle comunità terapeutiche e residenziali, cioè quelle comunità dove vanno i ragazzi e si fermano sempre tutto per parecchio tempo, un giorno, notte, eccetera. Invece questo nostro centro è diurno, cioè il ragazzo va la mattina, sta tutto il giorno con gli operatori e poi la sera torna a casa dalle proprie famiglie. E questo centro ha come finalità un'accoglienza per mandare quei ragazzi in comunità, che è in effetti una pre-comunità, per non far avere quell'impatto un po' duro che a volte i ragazzi abituati alla vita di strada poi hanno con le comunità. I ragazzi si fermano da noi, nel nostro centro, per un certo periodo, un mese, secondo la necessità del ragazzo, diciamo, ma non moltissimo, e appena è pronto viene subito inviato nelle varie comunità. E questo centro, come dire, è stata una scommessa, perché nessuno ci voleva credere, da un anno che ha vita da un anno, e per la forza di volontà e l'impegno dei nostri operatori, c'è una struttura sociale che anzi è qui presente, la signora Oliveri, Gabriella Oliveri Calabro, e poi abbiamo anche due ragazzi che operano in questo centro diurno e un altro operatore sociale che si chiama Peppino Benvenuto. Se poi vorrete avere maggiori informazioni, noi siamo qui a vostra disposizione e ve li possiamo dare. Ecco, io penso che un po' brevemente quali sono le nostre attività e finalità, sicuramente quelle di recuperare i ragazzi e mandarli in comunità. E più in là penseremo anche al reinserimento, che è un problema molto importante, ma abbiamo bisogno di tanto aiuto, di tanta gente che è esterna per questo. Grazie Vicepresidente della Lega, benissimo. Allora, rendiamo il discorso della serata.